Quella di oggi è sicuramente una data storica nella lotta alla mafia. È nata infatti la prima associazione anti-racket della città di Palermo. L'atto di nascita dell'associazione, intitolata Libero Grassi, presieduta da uno dei fondatori di Addio Pizzo, stamattina in un teatro biondo gremitissimo di cittadini, imprenditori, commercianti, assieme a importanti presenze istituzionali. Ma sentiamo Laura Pasquini. Quando sono entrata in questo teatro, e siccome quella che era l'ingresso ovviamente non mi conosceva, mi ha detto devo andare su perché la platea è tutta occupata. Wow, sono stata di una felicità straordinaria, perché davvero non ci credevo. È lei il Speravo, ma non presidente ci onorario di Libero credevo. È una Futura, data associazione stupenda. antiracket intitolata Io Libero Grassi, ucciso a purtroppo Palermo nel sono 91 dalla una mafia per credente, essersi non ribellato credo al pizzo. nell'anima È gremito il Teatro Biondo di dell'Inc. Palermo, gente comune, imprenditori taglieggiati, istituzioni. Sono La giornata d'orgoglio e sfigato. Oh, è soddisfazione l'ha una. definita Addio Pizzo. Sono E strumenti che pensare che avete soltanto 2 anni utilizzato fa, in per questo mafia stesso del teatro, padre, Confindustria e Associazione che è Nazionale stato Antimafia, obbligato a volendo parlare rappresentare di il racket, pubblico. trovarono le poltrone vuote. Oggi si respira un clima diverso. A soli pochi giorni dall'arresto del padrino di Cosa Nostra, Salvatore Lupiccolo, 40 gli imprenditori che hanno aderito a Libero Futura, voluta dai ragazzi di Addio Pizzo, quelli che anonimamente tappezzarono la città con i manifesti con la scritta Un popolo che paga il pizzo, un popolo senza dignità. Presidente Enrico Colaiani, il mentore di quei giovani che di strada ne hanno fatta e che adesso con l'associazione fanno da supporto ai commercianti e imprenditori che vogliono denunciare. È la prima associazione anti-racket di Palermo, 17 anni più tardi dalla ribellione di Capo d'Orlando. Pubblico in piedi quando sul palco è salito il procuratore generale antimafia Grasso. Un'ovazione è stata indirizzata al questore Caruso, artefice dell'operazione che ha portato in carcere il padrino del racket. Mentre la figlia di un imprenditore vittima del pizzo chiede aiuto alla neo-associazione con un bigliettino lasciato sul pavimento della platea. Mio padre, ha scritto, lo considera un costo fisso, è onesto e ha paura di rimanere solo. Una scommessa, io ero presente nel 2005 quando il teatro era vuoto, eravamo veramente pochissimi. Abbiamo fatto un lungo percorso e avevamo paura che il teatro non si potesse riempire e invece ci sono tanti commercianti, commercianti di Addio Pizzo, rappresentanti delle istituzioni, ma molti cittadini e anche molti, come si dice, testimoni in prima persona che in questi mesi o negli anni scorsi hanno denunciato, hanno avuto il coraggio e saranno da esempio anche per tutti i commercianti palermitani che speriamo nelle prossime settimane si rimbocchino le maniche e alzino il telefono e chiamino la questura e i carabinieri per denunciare. Diciamo che rispetto a 2 anni fa è una situazione assolutamente ribaltata, eccezionale e abbiamo molte speranze che questo momento continui per superare la diffidenza della società civile. È il momento che alzi finalmente la testa.